Anna Maria Aiello, presidente Invalsi, i docenti masticavano male all'inizio un po' il rapporto, invece mai come quest'anno si attendevano i dati che certificano una difficoltà nella DAD e l'importanza della scuola in presenza. Che didattica ci restituisce? Che livello di studenti ci restituisce questo rapporto? Il rapporto ci restituisce una situazione complicata che è stata affrontata nei modi unici che si poteva, cioè la DAD, per quanto si possa essere dubbiosi sul suo rendimento, in realtà è stato l'unico modo per il quale la scuola è stata in contatto con gli studenti. Ovviamente ci sono poi altre concause che hanno determinato il quadro attuale, le famiglie, la condizione in cui si sono trovati, le connessioni e tutto il resto. Quindi in qualche modo abbiamo, diciamo, acquisito un'informazione in più su aspetti che erano già noti, i divari territoriali, le articolazioni anche dello stesso sud in termini diversi, evidentemente erano cose che esistevano prima del Covid e si sono accentuate. C'è da dire che la chiusura delle scuole ha danneggiato regioni che invece avevano avuto una netta ripresa, per esempio nel caso della Puglia. Quindi questo discorso va contestualizzato regione per regione, perché alcune sono purtroppo delle conferme, altre sono delle novità spiacevoli, ma complessivamente quello che, diciamo, sorprende di più, ma che deve far pensare, è che coloro che in qualche modo si avvantaggiavano dalla scuola in misura maggiore, proprio provenendo da situazioni familiari e contesti difficili, in realtà hanno avuto i danni più alti. Quindi la scuola da un lato dimostra che ce la può fare, la scuola in realtà funziona da ascensore sociale interno. Quello che in realtà noi abbiamo visto con la pandemia è che quando la famiglia, il contesto prevale, perché in realtà le scuole sono state chiuse, a quel punto si ripristinano le condizioni di partenza e quelle svantaggiate si danneggiano di più. Comunque la scuola è socialità, questo lo dicevano tutti, docenti, Sì, genitori, ragazzi. Una volta tanto la situazione percepita è la stessa della situazione riscontrata dai dati scientifici. di fatto la scuola è socialità, ma da tanti punti di vista, cioè non solo di quello che abbiamo tutti patito, cioè la relazionalità ridotta e addirittura assente, ma anche il fatto che a scuola si impara insieme, si impara dal confronto, si impara dalle mille obiezioni che vengono fatte quando si parla di qualcosa, e questo aiuta la mente, come dire, a diventare elastica, a confrontarsi. Ovviamente c'è anche l'aspetto che a scuola, per alcuni, la scuola è l'unica fonte di apprendimento sensato, e quindi questo è ancora più rilevante perché dimostra l'utilità della socialità complessivamente intesa. L'Istituto Invalsi promuove anche convegni, seminari anche a distanza. Sta aumentando il ruolo propositivo anche in questo senso da parte dell'Invalsi? Diciamo, noi abbiamo aperto un ventaglio maggiore di iniziative proprio per il fatto che quando non sono state fatte le prove abbiamo organizzato, sulla base degli esiti dei censuari che noi abbiamo, dei seminari che approfondiscono le ragioni delle difficoltà di alcuni nodi concettuali, alcune cose che non si capiscono o si capiscono malamente. In base ai risultati censuari lo possiamo dire, questo è il vantaggio di avere risultati censuari e non campionari. E questo è stato evidentemente molto ben accettato dai docenti perché abbiamo numerosissime visualizzazioni dai video che vengono proposti sul sito Invalsi Open. Ovviamente, diciamo, continueremo a fare le cose che ci vengono richieste istituzionalmente, ma abbiamo con piacere anche notato che sono molti gli interlocutori che chiedono a noi i dati, chiedono degli approfondimenti perché ormai la credibilità dell'istituto è sedimentata e questo, ci tengo a dirlo, è frutto di un lungo lavoro fatto anche da chi mi ha preceduto, cioè i presidenti precedenti, perché queste cose non si improvvisano come tutti i fenomeni educativi, anche nella ricerca educativa, di fatto hanno permesso lo sviluppo attuale dell'istituto.